Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, sono Andy e benvenuti in questo nuovo video. Ogni volta che giro un video ho sempre la stessa maglia, non chiedetemi perché. State tranquilli, l'ho lavata e non è che mi sono tenuta la stessa maglia per una settimana. Detto questo, possiamo andare al video. Ragazzi, oggi voglio parlarvi di una cosa che mi è successa tipo l'altro giorno. Ovviamente vi sto parlando di sfighe, di figure di merda, tutte queste cose qua che dovreste già conoscere. Veramente mi sento troppo una sfigata. Ma poi soprattutto in quel momento mi sono sentita una sfigata. Ora vi dico. L'altro giorno mi sono svegliata alle 6:15 per andare all'università. Sì ragazzi, alle 6:15. Non fate domande. Mi alzo, mi vesto, mi preparo, eccetera, eccetera. Ci metto i miei tempi infiniti. Dopo aver fatto colazione, guardo l'ora, erano le 7, io avevo il pullman alle 7:16. Ho detto, sì dai, mi incammino ora, tanto mica ci metto 15 minuti ad arrivare alla fermata che è sotto casa mia. Bene, prendo la cartella, parto. Non so che cosa ho fatto nel tragitto da casa mia alla fermata, fatto sta che io sono arrivata vicino alla fermata. Vedo che il pullman stava passando e per grazia divina si era fermato perché c'erano altre persone che dovevano prendere il pullman. Ragazzi, io abito in un paesello del cazzo, non abito in città, quindi se ci sono persone al di fuori di me che devono prendere un pullman, per di più alle 7 del mattino, chi cazzo è che prende il pullman alle 7 del mattino? Solo io! Questa si chiama botta di culo. Fatto sta che si ferma, io ero leggermente in ritardo, ci ho messo un quarto d'ora ad arrivare alla fermata che è sotto casa mia. Mi vedete che incomincio a correre per non perderlo, anche perché lì i pullman passano ogni mezz'ora e quindi se perdevo quello sarei poi arrivata mezz'ora dopo a scuola, cioè all'università. Poi incomincio a correre, a un certo punto sento, mi giro, c'era tutta la mia cartella che si era squarciata, letteralmente aperta, e per di più sopra un ponte. Io non è che soffro le vertigini, no, ma figuriamoci. E c'era tipo questo mio foglio di appunti sacro, che se lo perdevo la mia carriera universitaria era finita. Stava per cadere giù dal ponte, allora mi vedete che vado sull'orlo del ponte, prendo questo foglio, poi prendo tutti i miei preziosissimi appunti presi da Dio, tutti bagnati perché ovviamente quel giorno pioveva, c'erano le pozzanghere di fango e di merda sopra tutto il marciapiede. Faccio per prendere tutti questi fogli, li metto nella cartella a caso, faccio per tirarmi su e in quel microsecondo sono successe due cose. Una macchina è passata e mi ha completamente lerciato e poi il pullman mi è passato davanti. Ma merda! Sono tutti bastardi! No, vabbè. È inutile che vi dico che sono arrivata a mezz'ora in ritardo alla lezione, mi sono dovuta sedere sugli scalini fuori dall'aula per seguire la lezione. Inutile anche questo dirvi che non ho capito un cazzo. E comunque fatto sta che quella giornata è stata pure di merda, perché io poi ero tutta bagnata perché pioveva, non avevo l'ombrello. Anzi sì, mio padre mi aveva imprestato il suo ombrello, poi l'ho aperto, si è girato al contrario, si è spaccato. Secondo me è stato karma, qualcosa del genere. Mio padre mi odia l'ombrello, il pullman, tutti mi odiano. Questo era quello che vi volevo raccontare, perché comunque aspettavo veramente da tanto di fare e girare questo video. Per concludere, voglio veramente ringraziarvi tantissimo per i commenti, per i like, per le visualizzazioni del mio secondo video, quello dove vi ho raccontato la mia figura di merda al supermercato, perché per essere un secondo video ho riscontrato un ottimo feedback. E vi devo solo ringraziare tantissimo, perché comunque non bisogna mai dare per scontato che i tuoi iscritti guardino sempre i tuoi video. Cioè non è che sono lì come dei robot attaccati al computer, minchia cazzo, quando esce il video di Andy. E vi devo ringraziare tantissimo. Detto questo, spero che il video non sia durato troppo, perché io in genere mi dilungo sempre, vado anche un po' sempre fuori tema, queste cose qua. Però spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel like, perché come vi ho detto mi fa sempre piacere, per voi un like per me è un sostegno incredibile.
Se invece tu sei nuovo e vedi questo canale per la prima volta e questo video ti è piaciuto e vuoi vederne tanti altri, ti consiglio di iscriverti perché sarai ben accettato in questa grande ma piccola famiglia. E da Andy è tutto, un bacione a voi pulcini. Ciao belli! You have been the one for me.